E allora, attenti a quei due, predizione post partita. Napoli ha battuto la Fiorentina 1-0 con l'Insigne. Sergio, cosa hai visto di nuovo rispetto alle altre partite? Cosa hai visto di bello? Cosa hai visto di brutto? Cosa hai visto? Beh, ho visto una squadra più attenta, una squadra che nonostante ci siano stati grossi vuoti sugli spalti, e questo me ne dispiace molto, ha dato la sensazione di avere un'anima e soprattutto una voglia di poter vincere la partita senza correre grossi rischi. In questo senso si è visto che Ancelotti deve aver catechizzato bene i suoi prima di questa gara contro una Fiorentina che veniva da due vittorie e soprattutto, ma credo che l'abbiano visto tutti, la posizione di Insigne è nettamente diversa rispetto a quello che tutti ci si aspettava, con un Insigne a cui credo Ancelotti abbia consegnato le chiavi del gioco d'attacco della squadra e con un Haaland che finalmente decisamente diventa il regista difensivo occulto della squadra. Mica tanto occulto. Beh, dico occulto nel senso che è un giocatore che magari gioca meno palle, ma che è in una posizione tale per cui dà la possibilità sia ad Hamsik che a Zielinski di potersi proporre anche per la fase offensiva del gioco. Un Napoli che non ha sicuramente entusiasmato, ma che con ritmi certamente non velocissimi, ma nemmeno molto blandi, pian piano ha costretto la Fiorentina ad arretrare e ha costretto tra l'altro Pioli a cambiare due centrocampisti proprio perché non ne avevano più, facendo giocare e giocando molto la palla, e questo non mi è dispiaciuto, per riuscire poi a trovare l'imbeccata finale con Milik, che da giocatore di movimento è riuscito a dare una bellissima palla ad Insigne che aveva tagliato molto bene e ha bruciato sul tempo sia i difensori centrali viola che il povero Dragowski incolpevole. Senti, come hai visto la Fiorentina? Si parla tanto di questi giorni, a me onestamente Chiesa e Beh, Simeone, a qualche spunto di Chiesa sì, però insomma, mi aspettavo qualcosettina in più. allora Chiesa sottotono sicuramente Tranne rispetto un'azione in dove ha a lasciato. quando ha lasciato nel secondo tempo Mario Rui sul posto, diciamo così, ma è chiaro che questa è una squadra che se è il Napoli in work in progress, Pioli è ancora maggiormente impegnato in un lavoro di costruzione di un gruppo molto giovane e sicuramente anche carente di esperienza, che peraltro aveva nel primo tempo difeso bene, subendo una supremazia territoriale del Napoli, ma non consentendo quasi mai la battuta felice e pulita verso Dragowski. Una Fiorentina che alla distanza è calata, una Fiorentina che sicuramente probabilmente Pioli aveva impostato per giocare una partita in maniera diversa, soprattutto sfruttando le ripartenze veloci, ma il Napoli, devo dire, anche se in qualche occasione si è allungato, non si è mai disunito questa volta come è successo a Genova e quindi chiaramente ha trovato maggiori difficoltà per portare pensieri a Karnezis che in un paio di circostanze direi se l'è cavata anche abbastanza bene. Senti, Ancelotti ha fatto giocare Karnezis al posto di Ospina, Maximovic al posto di Albiol e tutto sommato anche Mertens al posto di Milik in ottica Champions. Che ti aspetti per martedì? Ma io per martedì mi aspetto che questi giocatori che sono stati impegnati, innanzitutto recuperi bene atleticamente perché il dispendio energetico è stato notevole. Hamsik ha chiuso con i crampi e non solo, anche Da Haaland. quanti anni hanno sì che non finivano per te? Vabbè, non esageriamo. Comunque, sì, è vero, ma diciamo che nel modo in cui ha giocato oggi, sicuramente ha corso tanto, ma ha dovuto avere meno strappi di gioco in velocità e quindi ha coperto quella zona di campo, adeguatamente coperto poi da Haaland, per poter diciamo non avere grosse responsabilità in fase di copertura,
e quindi di andare sulle linee di passaggio dei giocatori della Fiorentina, che in verità, secondo, a mio giudizio, sono stati anche abbastanza imprecisi. Quindi direi che tutto sommato è un Napoli che non mi è dispiaciuto, è un Napoli che ha giocato, ripeto, una partita difficile, ma se andiamo a vedere le quattro partite in cui il Napoli si è impegnato, ci siamo trovati di fronte quattro squadre di, secondo me, di buon livello tecnico, organizzativo e anche agonistico. Quindi essere riusciti a superare la Lazio, la Fiorentina, il Milan e aver avuto questa battuta di arresto, nella quale però probabilmente sono venuti fuori anche dei discorsi dello spogliatoio che hanno fatto bene, perché hanno e sono stati sicuramente discorsi che hanno compattato un pochino l'ambiente, grazie anche chiaramente alla personalità di un tecnico come Ancelotti. Beh, mi pare che stasera, e qui chiedo a te di dare un giudizio, mi sembra di aver visto un Napoli che pericoli veramente ne ha corsi molto pochi rispetto alle prime tre partite. No, c'è stato un tiro parato bene da Karnesis da lontano, un pallone che girava e basta. Poi sostanzialmente il Napoli ha corso un rischio virtuale su quell'azione cui facevamo riferimento, sì, di Chiesa, però basta, il Napoli non ha corso rischi, non ha costruito tantissimo, a dire il vero, perché non è che ho capito. No, il problema però il problema non è che equilibrata, che ha giocato senza rischiare mai, conscia di che prima o poi gol avrebbe potuto fare, poi è arrivato a 10 euro. Mi permetto di dire che il Napoli non è che non abbia costruito molto. Il Napoli ha costruito in maniera diversa, ha avuto dei tempi diversi di gioco e di costruzione del gioco, per cui sembrava un Napoli che andasse un po' più lento del solito, però è un Napoli che ha ragionato di più, è un Napoli che non si è dato alle ripartenze avversarie, è un Napoli che ha saputo chiudere bene sugli esterni. Mi è piaciuto anche Lisai, che non è andato diciamo così in avanscoperta in maniera irruenta, ancorché imprecisa, e lo stesso Mario Rui, senza fare una partita di eccellenza come magari ha giocato col Portogallo contro l'Italia, mi sembra che abbia dato un suo contributo anche in fase di contenimento, e credo che questo sia quell'equilibrio per avere quella svolta per un'idea di gioco che Ancelotti vuole proporre, che sia leggermente diversa rispetto al possesso palla continuo di Sarri. Senti, un'ultima domanda facendo riferimento a quella che era la partita di martedì. Abbiamo capito, l'ha detto chiaramente il presidente De Laurentiis, che la Champions, andare avanti in Champions è un vero obiettivo. Secondo te quante possibilità concrete ha il Napoli? Soprattutto alla luce, ieri abbiamo visto il Paris Saint Germain non era maldeggiare, oggi ho visto il Liverpool vincere in casa del Tottenham, mi ha fatto una grandissima impressione. Ma è chiaro che le possibilità il Napoli se le deve creare, prima di tutto facendo 6 punti contro la Stella Rossa di Belgrado. Quindi martedì sarà il primo step importante per dire se questa squadra potrà avere qualche chance in più, sperando che poi il San Paolo, con tutto quello che ne consegue, possa dare la spinta motiva, emotiva, per riuscire a fare qualche colpaccio o contro il Liverpool nella seconda partita o contro il PSG alla prima del girone di ritorno, che fa seguito all'ultima del girone di andata contro i francesi. È chiaro, siamo stati tra virgolette poco fortunati nel sorteggio, però io credo che, ripensando al modo in cui avevamo accettato e accolto con grande gioia il sorteggio del girone Champions nella scorsa stagione, eravamo convinti di passare e abbiamo fatto una pessima figura. Questo mi ricordo il questa volta della prima Champions con Mazzarri, bravo, questa volta mi fa pensare che, affrontando delle big
tutti gli effetti, che sono potenzialmente delle finaliste della competizione, questo Napoli possa dire la sua, soprattutto se gioca con umiltà. Qual è l'ultima domanda? Qual è l'avversario per chiudere la corsa? Il Liverpool, qual è che ti dà un minimo di speranza? Io credo che si possa giocare più contro i francesi del PSG che non contro il Liverpool, anche se la palla è rotonda, come diceva un mio allenatore, 11 siamo noi, 11 siamo, anche, sono loro, anche e c'è anche la fortuna in questo. Se il Liverpool va a vincere a Parigi, e può farlo perché il Liverpool è una squadra veramente impressionante, e si trova qualificato all'ultima giornata quando il Napoli va là, può darsi che sposta. Ma io, ecco, a queste cose non ci voglio pensare, perché mi auguro che il Napoli riesca a fare tutto con le sue forze, potrebbe averne la capacità anche con un pizzico di fortuna. Poi, se nell'ultima partita dovessero servirci uno o tre punti e Liverpool fosse già matematicamente agli ottavi, beh, ben venga se gli inglesi volessero far fuori una potenziale avversaria sicuramente più pericolosa in sede di scontri diretti, a cominciare dai quarti di finale, del Napoli. E con questo abbiamo concluso l'appuntamento da quando? Alle prossime, quando parleremo anche dello Spalato, del San Paolo, del San Nicola, del Beri. No, il Beri lasciamolo stare, che vinca e vada là, ma soprattutto del fatto che qua ci sono potenziali 1000 pullman che la società mette a disposizione, e questo per le aziende napoletane, ci sono soldi che si e poi parliamo anche dei prezzi del biglietto, che credo il presidente farà bene a ripensare in maniera più morbida e più fattibile per i poveri napoletani, che però poi dopo sarebbero costretti a fare i pezzottari, i mannazzari, i truffatori ai tornelli e quant'altro ci ha consegnato qualche settimana fa. Alla prossima.